è un'occasione di stimolare l'intelligenza e la produzione culturale dei giovani. Questa volta nel nostro premio, che è notoriamente coinvolgente verso le giovani generazioni, puntiamo agli studenti universitari. Agli studenti universitari e alle studentesse, naturalmente, chiediamo una intervista impossibile perché Laudomia Bonanni non è più in vita, ma naturalmente per produrre un'intervista impossibile bisogna conoscere l'autrice, quindi chi partecipa deve dedicare la sua attenzione all'autrice, alla scrittrice, coglierne gli elementi speciali di questa grande, geniale scrittrice aquilana e poi intervistarla. È una cosa curiosa, nuova, molto interessante. Speriamo che studentesse e studenti delle facoltà aquilane partecipino, perché c'è un premio importante in termini anche economici, una borsa di studio, e poi c'è naturalmente la cerimonia a cui parteciperanno. Oggi si realizza, devo dire la verità, un nostro desiderio. Abbiamo avanzato questa richiesta come banca al comitato del premio già lo scorso anno, di inserire, quindi di uscire un po' dal perimetro della poesia e di inserire un'iniziativa che andasse a valorizzare la figura di Laudomia Bonanni. Volevamo che fosse fatto nel territorio dell'Aquila, dedicato ai ragazzi dell'Università dell'Aquila, e quindi oggi siamo molto contenti che questo si realizzi concretamente con un bando di concorso che coinvolge questi giovani un po' a rileggere i temi e le riflessioni di Laudomia Bonanni, che sono temi e riflessioni che sicuramente dialogano con il nostro presente. È una donna eccezionale che in un periodo in cui le donne erano poco visibili si è imposta con la sua cultura, con la sua dedizione, con la sua forza di volontà, raggiungendo livelli estremamente elevati di qualificazione nazionale, vincendo dei premi, diffondendo saperi e soprattutto interpretando le istanze delle popolazioni più fragili, più povere. Quindi è una donna alla quale dobbiamo massimo rispetto e questa organizzazione lo sta facendo, dedicandole un premio importante alla memoria. L'Università dell'Aquila è ben felice di essere parte di questa organizzazione, che è rivolta ai propri studenti, agli studenti che frequentano alcuni corsi di tipo umanistico del nostro Ateneo. Speriamo sia un'iniziativa nel massimo successo, come lo è stata negli anni passati. Siamo ad attendere i premiati in autunno.